A 15 giorni esatti dalla manifestazione per la difesa degli ospedali della Valle, organizzata dal gruppo di minoranza in consiglio comunale a Castelnuovo e dalla quale avevano partecipato anche molti sindaci del territorio, anche la Lega Nord ha organizzato un'iniziativa a sostegno dei presidi ospedalieri della Valle del Serchio con una raccolta di firme. Sabato 22 maggio, fino a tutta la mattinata, è stato possibile firmare una mozione a sostegno dei presidi ospedalieri presso un gazebo in piazza Umberto, a Castelnuovo di Garfagnana. Tra i presenti, oltre al coordinatore provinciale Riccardo Cavirani, anche la consigliera regionale Elisa Montemagni, che già si era occupata della vicenda anche in consiglio regionale. La nostra volontà è quella di sensibilizzare, perché sappiamo quanto gli ospedali di Barga e di Castelnuovo siano fondamentali presidi del nostro territorio. Lo smantellamento progressivo di alcuni reparti fondamentali come quello della cardiologia rischiano di mettere in forte difficoltà i cittadini che in questa zona abitano. Tutti devono avere la possibilità di accedere alle cure, non esistono cittadini di serie A e di serie B, quindi tutti i presidi territoriali che noi riteniamo e abbiamo sempre ritenuto fondamentali servono. Sono indispensabili e lo abbiamo visto anche in periodo Covid. Senza di loro avremmo avuto molta più difficoltà a gestire questa pandemia. Noi abbiamo presentato una mozione in consiglio regionale già qualche settimana fa e oggi siamo qui a raccogliere le firme come Lega a supporto di quello che i cittadini chiedono, cioè la difesa della sanità territoriale. Nel corso della mattinata sono stati tanti i cittadini che hanno firmato il documento.